siamo qui perché vogliamo chiedere tempi certi, perché questo quartiere e la città di Napoli ha diritto a questo stadio, che è uno stadio storico. I lavoratori hanno diritto di lavorare e più tempo passa, più perdono credibilità le istituzioni. Quindi bisogna trovare una soluzione per aprire in tempi certi, per dare il diritto allo sport ai cittadini e alle cittadine e il diritto al lavoro ai lavoratori. Io penso che su questo non bisogna trovare scuse. Si fa un modello di gestione, si fanno i contratti che vanno fatti, l'impianto è in capo alla Regione e la Regione, con i contratti che farà, prenderà responsabilità anche per la manutenzione e la gestione, ma questo è un modello sicuramente che può essere virtuoso per dare continuità allo stadio Collana. E se non verrà fatto, le proteste continueranno e penso che si allargheranno anche ai cittadini. È inaccettabile che dopo mesi e mesi e mesi purtroppo abbiamo ancora, diciamo, l'impianto chiuso. E non basta solo gli annunci, la propaganda, noi dobbiamo anche dare seguito con i fatti. Tra l'altro se qui sono stati destinati molti fondi dell'università, qui ci sono impianti che sono anche nuovi, sono fondi europei, è assurdo che a distanza di qualche anno l'impianto sia di nuovo chiuso, è una cosa inaccettabile.